luoghi, infinite magie prendevano vita nel mio cuore. Coincidenze, capolavori, si intrecciavano caparbiamente in un solo respiro. Buongiorno a tutti, torniamo oggi nello studio virtuale del Sade Future Lab TV insieme a tre nuovi ospiti. Il dottor agronomo Rosario Previtera, buongiorno Rosario. Buongiorno. La geologa Rita Nocito, buongiorno Rita. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. La nutrizionista Simona Spinelli. Buongiorno a tutti. Buongiorno Simona. Oggi discuteremo di denominazione comunale di origine, quindi del marchio DECO, che rappresenta un riconoscimento concesso dalle locali amministrazioni comunali ad un prodotto strettamente collegato alla storia di un territorio e alla sua comunità. Le DECO sono state già istituite nel giugno del 1990 e consentono quindi ai comuni la facoltà di disciplinare nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari territoriali. Il Sade Future Lab ha lavorato con il Comune di Sant'Agata d'Esero per la registrazione del marchio DECO e la valorizzazione storica e commerciale di alcuni prodotti tipici. Ma andiamo a parlarne con gli esperti di oggi. Inizierei subito dal nostro ospite d'onore, Rosario Previtera. Ci dici chi sei e cosa fai? Io sono agronomo, mi occupo di tante cose, tra le quali mi occupo e mi sono occupato per anni di marketing territoriale e quindi di sviluppo locale in aree soprattutto interne che necessitano molto spesso di una giusta valorizzazione integrata delle proprie risorse. La DECO è una di queste. Grazie mille, Rosario. Velocemente anche passiamo quindi a Rita. Rita, dici anche tu chi sei e cosa fai? Buongiorno, io sono Rita Nocito, sono una geologa. Ho conseguito gli studi presso l'Università della Calabria e opero, faccio la libera professionista qui nel territorio tra Cosenza e Sant'Agata di Esero. Grazie mille. E poi infine abbiamo Simona, dici anche un po' di te. Ciao a tutti di nuovo, io sono Simona e sono una nutrizionista. Al momento vivo a Dubai e lavoro a Dubai nel settore della ristorazione e catering. Collaboro anche con il Dipartimento della Salute di Abu Dhabi e con il Comune di Dubai. Ho lavorato in precedenza a Londra per 8 anni e in questi 8 anni ho lavorato sia da nutrizionista che da tecnologa alimentare. Mi sono occupata di qualità, di ricerca e di sviluppo di nuovi prodotti in un'azienda alimentare e ho continuato anche a studiare lì. Grazie mille. Allora, entriamo subito nel vivo della conversazione di oggi, come dicevamo, il marchio DECO. Rita, sappiamo che sei la direttrice dei lavori da parte del Sade Future Lab ed esecutrice quindi di questo studio DECO e di alcuni prodotti specifici che si stanno considerando. Ci spieghi un po' il processo che hai seguito insieme al tuo team? Sì, dunque, noi abbiamo avuto un approccio scientifico all'argomento mediante un'attività di ricerca. Abbiamo innanzitutto stilato un questionario e una serie di domande rivolto alle persone più anziane di Sant'Agata e questo questionario è volto a raccogliere quelle informazioni specifiche della cultura culinaria tradizionale sant'agatese. Mediante questo questionario e queste domande saremo in grado e siamo in grado di stilare una scheda tecnica di alcuni prodotti di cui parleremo magari più in là nello specifico, quindi questa scheda tecnica che ci darà delle informazioni sia dal punto di vista della provenienza dei prodotti ma anche dal punto di vista nutrizionale. E infatti il mio team è composto anche da Simona Spinelli, la quale ci può dire magari un po' più nello specifico cosa stiamo andando a ricercare. Grazie mille Rita. Simona, ci dici quindi un po' qual è stato il tuo ruolo all'interno di questo progetto fino ad oggi? Certamente. Io sono stata contattata dalla Sade Future Lab in qualità di tecnico e consulente esterno
Il mio lavoro di ricerca è stato soprattutto importante nelle fasi iniziali di progettazione. È stato fatto un lavoro sia di ricerca per quanto riguarda la documentazione d'eco, quindi l'iter comunale che bisogna appunto seguire. Proprio per questa ragione abbiamo noi collaborato col comune nella stesura di una bozza di regolamento d'eco. E questo è stato un lavoro per me bellissimo, perché non vivendo in Italia da tanti anni è davvero interessante vedere come gli altri comuni e le altre città si interfacciano a una realtà diversa, con varie prospettive, devo dire molto molto interessanti. Questo regolamento è stato consegnato al commissario prefettizio, la quale ora appunto andrà a visionarlo e a modificarlo se necessario, e poi verrà successivamente presentato al Consiglio Comunale e ci darà modo di, insomma, istituire l'albo e andare avanti con tutta la procedura. Ovviamente ho partecipato un po' anche alla stesura del questionario con Rita, ed è stato molto interessante anche quello, appunto per darci più informazioni anche di tipo nutrizionale, se vogliamo. Grazie mille, è un progetto fantastico che va avanti già da un po' di tempo e stiamo ricevendo un feedback ottimo, quindi dai nostri amministratori. Rosario, torno subito da te, dato che siamo entrati nel vivo del discorso d'eco, ci dici un po' quali sono i progetti d'eco che hai realizzato e se solo in Calabria o magari anche in altre regioni. Sì, prima però fare qualche precisazione importante ai fini della discussione. Bisogna stare molto attenti quando si parla di deco. Bisogna stare molto attenti perché molto spesso avviene in maniera quasi spontanea che i comuni si rifacciano alle vecchie delibere dell'ANCI della fine degli anni 90, che sono ad alto rischio. Sono ad alto rischio perché sono troppo vecchie, sono confliggenti con la normativa nazionale ed europea odierna, sono passati 30 anni, e spesso il sindaco, che è colui il quale firma la carta di identità di un prodotto d'eco, rischia di mettere in difficoltà il produttore, determinandone involontariamente anche delle sanzioni. È bene chiarire queste cose, perché a me capita spesso da professionista di venire contattato o da produttori che ricevono le sanzioni o da sindaci che purtroppo, o perché il copia e incolla dal web è stato esagerato o perché non avevano le risorse per affidarsi a professionisti del settore, poi alla fine si sono ritrovati a dover mettere delle toppe e risolvere problematiche non indifferenti. Questo è fondamentale. Cosa dico? Intanto diciamo che la DECO venne inventata da Luigi Veronelli, il famoso Luigi Veronelli, che alla fine degli anni 90 disse e sostenne un concetto importante, essendo già all'epoca molto innovativo. Lui diceva: non tutti i comuni, non tutti i gruppi di comuni, non tutti i territori possono fregiarsi di un marchio quale quello comunitario e quindi di qualità e quindi tipico, attenzione ai termini che pronuncio e che evidenzio, come le IGP, le DOP, le STG, all'epoca anche per i vini l'IGT e la DOC. Quindi proviamo a dare dignità a quei prodotti di nicchia, a quei prodotti con un forte legame di origine a quel comune o a quell'areale, facendo sì che si possa parlare di denominazione comunale di origine. E così partì questa sottoscrizione di legge popolare addirittura, che servì a dare un primo input verso questa nuova veste delle produzioni specifiche di un comune. È anche vero che dobbiamo ricordare che non tutti i comuni oggi posseggono ancora dei prodotti definibili d'eco, e vedo tanti errori che si fanno. Per
esempio, albi o registri, prodotti eco nei quali si mette di tutto di più. Il prodotto d'eco deve essere quello specifico, non possono essere centinaia o decine di prodotti, deve essere proprio quello che richiama ancora oggi nell'immaginario collettivo il legame tra comune, prodotto e tradizione. Quando si parla di marchio e quindi si parla di brand, ricordiamoci che il marchio porta con sé il nome del comune e viceversa. Cosa è successo? È bene fare un po' di storia. Negli anni successivi, ai primi anni, alla fine degli anni 90, i primi anni del 2000, l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, adottò il concetto dell'edeco e l'espanse. Però ci fu un problema. Ci fu più comunicazione e promozione che tessuto tecnico. Quindi si sbagliò dall'inizio. La deco non può essere e non può nei regolamenti, non si possono scrivere alcune parole. Oggi purtroppo succede, non posso dire la parola tipico, non posso dire la parola di qualità, non si può parlare di certificazione. Il comune non è un ente di certificazione, non è un prodotto, non abbiamo prodotti di qualità. I prodotti di qualità sono per legge solamente quelli a marchio DOP, IGP, STG e bio. Così come è importante creare dei disciplinari di produzione e dei regolamenti applicativi da parte dell'amministrazione comunale. Io da tecnico, per le deco che ho realizzato, adesso ve ne cito qualcuna, ho sempre provato a personalizzare. Non ci può essere un regolamento uguale per tutti, né un disciplinare uguale per tutti. Bisogna sempre scendere sul territorio, capire chi sono i produttori. È inutile fare deco, quindi prodotti a denominazione comunale di origine o semplicemente a denominazione comunale. A qualcuno non piace la parola origine perché pensa, visto ciò che è successo, di andare in conflitto con la parola origine, ma noi abbiamo trovato il sistema affinché ciò non avvenga. Non si può parlare di prodotti che non esistono o che fa la semplice associazione del paese e quindi non le... le vende, non le fattura e non le prosolve, perde di valore. Essere un marchio, attenzione, un brand di un percorso di marketing territoriale dentro dei confini legislativi importanti e seri. Stiamo avendo qualche problema. Che dà valore al prodotto e al territorio. Io ho visto deco di prodotti che esistevano ma che non esistono più, quindi prodotti che esistevano e che non esistono più, prodotti che ci sono ma non si vendono. Non ha senso dare, attribuire un marchio a un qualcosa che c'era e oggi non c'è, non si può vendere. L'obiettivo di un sindaco, l'obiettivo di un comune è quello di dare non solo immagine, entriamo nel mondo del marketing, ma soprattutto provare a dare reddito in più a quelle aziende. Vi faccio qualche esempio. Rosario, se mi concedi esattamente la domanda che ti avrei fatto adesso, quindi quanto è importante per l'economia di una comunità avere un marchio d'eco, quindi quanto possiamo stimolare l'economia attraverso questi marchi? Guarda, è semplice, ci sono deco finte, deco false e deco vere. Se tu fai la deco vera che non coincide con i 5 minuti in televisione o i 3 articoli sul giornale del sindaco o del comune da stretta di mano, ma è un percorso pluriennale di marketing finanziato dal comune o da altri bandi. Io ho l'abitudine di, nel momento in cui entro in un comune per una o più deco, di curare non solo gli aspetti che servono alla creazione e costituzione della deco, ma anche quella di seguire i bandi di finanziamento per far recuperare le spese al comune, ma anche per far sì che questo possa utilizzare risorse per andare oltre. Quindi l'economia c'è. Quando un produttore o un prodotto, ti faccio l'esempio, io ricordo alcuni anni fa lanciammo un prodotto che era quasi in estinzione, che erano le prugne di Terranova, Sappo Minulio in provincia di Reggio Calabria,
era un comune, è un comune di poco più di 500 abitanti, quindi davvero piccolissimo, però aveva una prugna molto particolare che veniva ancora oggi riconosciuta, ancora all'epoca riconosciuta dall'immaginario collettivo. Ma era come un abito senza un marchio, era un qualcosa di anonimo. Noi abbiamo costruito la nuova immagine basandoci sulla storia. Quindi abbiamo scoperto, per esempio, che risalivano alla fine del Cinquecento ed erano stati introdotti dai monaci benedettini celestini. Abbiamo creato la cooperativa unendo i piccoli agricoltori che all'epoca producevano questa prugna fantastica in maniera spicciola. Abbiamo dato il marchio d'eco con un disciplinare, ma gli abbiamo dato un vestito dentro un percorso di marketing. E ti voglio dire che se prima la prugna si vendeva a 0,50, quindi 50 centesimi al chilo, appena avuto il suo marchio collettivo, marchio ombrello di quel comune, e ha iniziato a entrare nei piccoli mercati, capisci bene che il prezzo ha superato l'euro. Questo è reddito. Non solo, ma insieme ai produttori si è creata una filiera tale che oltre alla prugna si è realizzata la confettura, le prugne secche, la cosmesi. Una prugna di questo tipo con tutti i prodotti è arrivata in Svezia, tanto per dirne una. Abbiamo partecipato a eventi anche nazionali conferendo grande valore. Ma questo è uno dei tanti esempi di piccole produzioni. In Calabria ti cito il pane di Cerchiara, lì il disciplinare, Cerchiara in provincia di Cosenza, lì il disciplinare abbiamo realizzato inclusiva. Quando hai a che fare con tanti produttori, là abbiamo 8 panificatori, li devi mettere insieme secondo le caratteristiche. Qua entra il discorso tecnico, perché parliamo di agroalimentare. Lo stesso vale per i fagioli di Cortale, per esempio. Lì avemmo anche la possibilità, per esempio con il CNR, di fare una caratterizzazione genetica. Andai per capire, caratterizzare, valorizzare 3 varietà di fagiolo, in realtà ne uscirono fuori 5. Ma vale anche per l'artigianato. Vedi la seta di Cortale, per dirne una, perché ha il suo motivo nell'ambito di un marchio territoriale quale diventa la Deco. Poi rispetto a quello che si fa nei comuni cambia. Io, vedi il logo alle mie spalle, utilizzai e chiesi il permesso all'ANCI di modificare quello che già avevano lanciato, perché fondamentalmente era qualcosa che già in Italia. Poi ci sono comuni ognuno dei quali si inventa il proprio logo. Io non sono d'accordo, perché tu l'immaginario collettivo e il riferimento di un brand deve essere univoco, altrimenti non viene riconosciuto. I comuni che seguo io, per esempio, hanno e creano la tabella di ingresso benvenuti a col marchio città dell'Otto. Qualcun altro, abbiamo fatto lo stocco, il pesce stocco di Mammola, così come quello di Cittanova, la patata di Santa Eufemia di Aspromonte, mi viene in mente sempre su Cittanova la biondina, che era un dolce molto antico, simile alla graffiola invece di Cortale, così come la nona, che è un frutto particolare di Reggio Calabria, o l'arancia di San Giuseppe. Quasi innesca il discorso turistico, perché quando la raggiungi l'obiettivo, quando ti chiama il tour operator perché vuole capire lungo la sua rotta del gusto, vuole capire, vuole vedere, per portare i propri turisti ad assaggiare, tu allora gli fai capire, gli fai conoscere anche tutto ciò che c'è. Intorno e vicenda, la deco.it lo trovate, Deco Tour. Quindi il concetto del tour nei comuni, che poi sono borghi alla fine dei conti, dei comuni d'eco. Quindi, oppure a Cerchiara realizzammo una bella festa del pane d'eco, oppure la festa della patata di Sant'Ofemia diventa d'eco, chiamando a raccolta...
gli altri produttori d'eco, a cambio di relazioni, quello scambio di informazioni e di esperienze per capire come funziona in altri punti. Bisogna però, ripeto sempre, stare attenti a ciò che si scrive, a fare e a scrivere disciplinari, come dico io scherzando, a prova di bomba, perché se io dico sempre questo ai conquisti, un abito cinese bello ma che ti dura un giorno rispetto a un abito made in Italy di marca e di qualità che paghi e paghi di più ma che ti dura quasi una vita. Bisogna stare attenti, io capisco che le risorse non sono tante, ma fare il copia e incolla, l'ho visto in tanti comuni, di regolamenti raffazzonati e che soprattutto non sono a norma, ma con la gente è molto stretta. Per esempio, non puoi fare la deco dell'olio o la deco del vino, perché la normativa specifica è talmente stringente che la contravvenzione ti arriva in pochissimi giorni. Quindi bisogna affidarsi a professionisti, quindi a tecnici che siano del settore, nel caso dell'agroalimentare o dell'artigianato, e che soprattutto abbiano chiarezza e competenza sulla normativa vigente, perché a un comune tu devi dare un servizio positivo di crescita, non puoi invece anche involontariamente dare problemi non indifferenti, anche perché il produttore, se ha, riceve il problema, bussa dal sindaco per dirgli guarda cosa succede, chi me la paga la multa. Questo per essere molto sintetici. Ora ti devo dire che stiamo un pochino provando a mettere insieme i concetti e coloro che fa deco, io in Calab, De Donno in Puglia, il consorzio Vicenza Enel Veneto, in Sicilia altri soggetti, per cercare insieme di dare un'unica veste alla deco, perché non è la deco un marchio riconosciuto da tutti, non è un qualcosa di univoco. Ognuno l'ha interpretata in 20 anni in maniera diversa. Chi meglio, chi peggio, chi più, chi meno. Adesso stiamo cercando, con una sorta di federazione che si chiamerà Deco Italia, di mettere insieme, ci incontriamo molto spesso online, per dare un unico manifesto, fare un unico un cosiddetto manifesto e un'unica traccia per i comuni e per i produttori di questi comuni, consapevoli che si tratterà sempre di un percorso di marketing territoriale specifico, di prodotti esistenti, vendibili e non immaginari e semplicemente culturali o filosofici, perché non servono a nulla, e che possano dare reddito diretto ai produttori, indiretto col turismo, a un territorio, a qualunque territorio. Grazie mille Rosario, davvero una spiegazione dettagliata e fantastica. Noi, ripeto, siamo felicissimi di averti qui per capire proprio certe dinamiche che potrebbero sfuggirci durante questo processo, e sicuramente scaturiranno altre conversazioni in futuro per parlarne più in dettaglio. Tornerei subito quindi da Rita e Simona per fare altre due domande su come stanno svolgendo il lavoro a Sant'Agata, e poi torniamo di nuovo per Rosario in chiusura. Torniamo quindi da Rita. Rita, una domanda che ne contiene un paio, a dir la verità. Vorrei sapere, quindi si è già parlato in passato di deco anche da noi a Sant'Agata, sarebbe interessante capire qual è l'approccio che il Save the Future Lab sta intraprendendo oggi, e soprattutto poi come ci interfacciamo come associazione con le istituzioni locali, quindi con il comune. Sì Luca, è vero, noi come Save the Future Lab abbiamo sposato un progetto che è già, come dire, a Sant'Agata, nell'immaginario comune di molte persone, già da molti anni. Infatti si sta lavorando in questo senso anche mediante la promozione di alcune manifestazioni, di alcuni prodotti tipici. Non siamo ancora, abbiamo, come diceva prima Simona, abbiamo proposto noi un regolamento, come ci diceva anche Rosario prima, cucito sul nostro territorio di Sant'Agata di Esaro. Siamo ancora in fase di studio e ci stiamo interfacciando con la commissaria prefettiva
notizia, perché a oggi, nonostante non esista un'amministrazione comunale, abbiamo comunque voluto continuare verso questa strada, come Sade Future Lab, e ci auguriamo che a oggi la collaborazione con la commissaria, devo dire, non manca. Abbiamo riscosso disponibilità da parte sua e anche da parte del vice segretario comunale, il dottor Giuseppe Bonfilio, e ci auguriamo soprattutto che in futuro questa collaborazione non possa, insomma, venir meno, anche perché, come Sade Future Lab, abbiamo in mente tutto questo processo di marketing che ci suggeriva anche prima Rosario, e penso siamo alla portata, cioè un progetto alla nostra portata, per cui, insomma, ci auguriamo che questa collaborazione in futuro potrà intensificarsi. Volevo aggiungere un'altra cosa, volevo dire che noi abbiamo intenzione di fare un sondaggio popolare, o comunque di far passare questo progetto, anche questa intervista è mirata anche un po' a questo. Vogliamo far sapere a tutti che ci stiamo adoperando, perché vogliamo promuovere dei prodotti della nostra cucina sant'agatese. Io ne approfitto per allungare la tua risposta, Rita, e anche per dare a Rosario un po' una visione più ampia di quello che stiamo facendo. Rosario, tra le cose che vorremmo mettere in deco c'è la nostra famosa polpetta di marugio, il pane di mais. Il pane di mais è un prodotto che esiste, che si vende, che è costantemente adoperato in tante, se non in tutte le cucine sant'agatesi, anche dei sant'agatesi che poi vanno via, come la mia o come quella di Simona. Rita, io capisco che anche questo va in linea con quello che Rosario ci diceva prima, con lo studio della storia di determinati prodotti reali e vendibili, è che siete arrivati a capire la storia della polpetta, per esempio, arrivando al 1850. Come siete arrivati lì? Sì, una delle prime domande che poniamo alle persone che stiamo intervistando è proprio come ti è stata tramandata la ricetta. Queste persone, abbiamo scelto un target di persone anziane, quindi over 70, queste persone ricordano dei loro genitori e dei loro nonni, e oggi possiamo dire quasi certamente che già dal 1850 a Sant'Agata la polpetta di marugio era prodotta nelle case di tutti i sant'agatesi. Sì, facevi bene prima a sottolineare l'unicità del nostro pane di mais, perché a quanto pare questa coltivazione così intensa in passato era davvero peculiare del nostro territorio. Altrove, già nei comuni limitrofi, non troviamo nella tradizione culinaria un prodotto del genere. È stato davvero interessante, io apro e chiudo una parentesi velocemente, capire per esempio che tante delle signore che cucinavano e che cucinano il pane di mais, per esempio, lo mettono su delle foglie di castagno per dargli delle proprietà speciali, o lo mettono in sacche non di carta o di plastica come si fa oggi, ma in quelle che si chiamano anche sarcine nel nostro dialetto, no? In questi sacchi tradizionali. E a questo punto, dato che si è passato un po' più sul prodotto e sulla commestibilità della parte d'eco, io tornerei alla nutrizionista e quindi chiederei a Simona se dal punto di vista nutrizionale pensi che i prodotti d'eco quindi possano essere inclusi nella dieta mediterranea. Grazie, questa è una bellissima domanda. Innanzitutto ci tenevo a fare una piccola precisazione a Rosario, sempre per quanto riguarda il modo in cui stiamo affrontando questa ricerca. Ovviamente la mia risposta sarebbe sì, ma vi dico, voglio dire il perché. Quando ci dicevi prima che appunto questo deve essere un progetto cucito su misura e adattato appunto al paese che se ne occuperà, ti volevo tranquillizzare dicendoti che noi stiamo facendo un tipo di ricerca scientifico-storica che riguarda i nostri prodotti, e quando siamo andati a fare le interviste, quando andiamo a fare le interviste non ci soffermiamo soltanto sul prodotto finito, come in questo caso per esempio la polpetta, ma siamo andati a ritroso, quindi siamo partiti dal prodotto finito e a ritroso siamo andati a ricostruire tutta la storia, sia degli ingredienti che dei processi, che delle modalità di cottura, le modalità di conservazione. Quindi siamo andati a rivedere, a riscoprire anche quello che si faceva una volta. Ovviamente il prodotto finale con il marchio d'eco sarà un prodotto che
rimarrà tradizionale, artigianale, ma ovviamente osservando le norme igieniche e le attuali. Quindi dovremmo rimodernizzare un po', e come dicevi tu, parte della nostra ricerca sarà proprio quella di andare a testare di persone, andare a vedere di persona il processo di produzione del marugio, che è il pane di miglio, o il processo di produzione delle polpette, appunto, fatte in casa, artigianali. Quindi questo per ricollegarmi un po' a te: noi sappiamo che dobbiamo essere realistici in questo nostro progetto, e che insomma abbiamo una grande responsabilità in mano, quindi il nostro cercheremo di essere concreti e di concretizzare tutta la tradizione in questo lavoro. A livello nutrizionale, ovviamente, arriveremo ad avere un prodotto molto più ricco rispetto ai prodotti commerciali che si hanno oggi, e questo perché, per esempio, la riscoperta del miglio potrebbe anche collegarci a un tipo di mercato diverso, che potrebbe essere per esempio quello del senza glutine, e quindi si potrebbe arrivare ad avere dei prodotti con alta digeribilità, adatti a più persone, a più tipi di dieta, e perché no, ovviamente a quella mediterranea, ovviamente. Però le potenzialità dei prodotti che derivano da un processo di lavorazione un po' più artigianale e meno, diciamo, aggressivo, ovviamente favoriranno la ricchezza nutrizionale del prodotto. Io penso stiamo arrivando a una conclusione fantastica, che è quella che questa intervista, che sta diventando una chiacchierata e un confronto molto positivo, scaturirà sicuramente delle collaborazioni, perché Rosario prima ci spiegava l'importanza anche di essere affiancati da chi magari sa come approcciare anche determinati bandi per sostenere il lavoro che c'è dietro la Deco, e evitare il rischio di incappare nel rischio di sanzioni qualora avessimo una mancanza. Dal punto di vista nutrizionale invece è molto interessante quello, Simona, che stavi dicendo adesso sul tipo di prodotto e la qualità, non si deve dire qualità nel marchio Deco, però del tipo di prodotto, che è anche gluten free, perché il pane di mais o di miglio che si stava discutendo poco fa è un prodotto totalmente gluten free. Io a questo punto vi ringrazierei, è stata una conversazione davvero interessante, io sono sicuro che si continuerà a parlare per capire quindi come poter mettere sul mercato più prodotti locali, quindi come dare di nuovo visibilità a determinate tradizioni e storia sia sant'agatese che calabrese in generale. Noi come Sade Future Lab continueremo quindi a promuovere, a proporre il chilometro zero in tanti ambiti. Qui Rosario ti apro una parentesi, tutte le interviste che vogliamo lanciare hanno sempre un sant'agatese a Sant'Agata, quindi talento locale, e un sant'agatese emigrato. In questo modo cerchiamo di capire quali sono le esperienze che riusciamo a prendere e che riusciamo a imparare sia stando a casa che a questo. Questo è importante per il concetto di innovazione alla fine dei conti, perché se il nutrizionista mi dimostra, previa analisi, che qualunque prodotto agroalimentare ha anche il suo principio nutritivo, più nutrizionale in più, un nutraceutico in più o un indice di mediterraneità in più, è un valore aggiunto. Quello che ti posso dire per concludere è che oggi non basta lo storytelling, ma dobbiamo essere bravi a realizzare lo storytelling, cioè dobbiamo cucire una storia che sia vendibile e che quindi dia grande integrata di quel territorio e delle sue risorse. Fantastico, assolutamente d'accordo. Ispiratore il discorso e la collaborazione di oggi. Grazie ancora a tutti gli ospiti per il tempo donatoci oggi. Il tempo, come si suol dire, è denaro, quindi io vi sono particolarmente grato per aver dedicato questo spazio al nostro canale. Buona giornata a tutti e ci risentiamo alla prossima. Ciao Luca. Ciao.